Ben trovati amici nerd, questa puntata è dedicata ad un argomento veramente nerd, forse il più nerd della serie che stiamo producendo. Stiamo parlando dell'aggiornamento del firmware della scheda Enjoy Pro One di By Delight. Abbiamo già presentato in un video precedente e che mostra le potenzialità di questa scheda in grado di espandere le funzioni del vecchio Sinclair ZX Spectrum, trasformandolo in un vero e proprio computer moderno, in grado quindi di leggere e salvare files dalle schede SD. Questo sistema necessita ed è in grado di aggiornarsi grazie all'upgrade del firmware e ovviamente nuove versioni del sistema operativo ESX-DOS, sempre installato sulla card SD. In questo video seguiremo la procedura corretta per l'aggiornamento non proprio semplicissimo e che spesso, se male eseguito, distrugge la EEPROM della scheda stessa, danneggiandola irreparabilmente e richiedendo quindi assistenza per la sostituzione fisica. Facciamo quindi attenzione ed eseguiamo tutti i passi uno ad uno. Per prima cosa scarichiamo l'aggiornamento dal sito dedicato al sistema operativo SX-DOS o dal sito By Delight, dove troviamo l'ultimo aggiornamento del firmware. Per fare questo dovremo inserire in Google la frase ESX-DOS Firmware Upgrade Instructions, dopodiché cliccando Enter verremo portati nella pagina dedicata all'aggiornamento del firmware di By Delight. Una volta all'interno dovremo seguire la procedura che è stata descritta per l'aggiornamento del firmware, come vedremo nel video. Per cui scendiamo in fondo fino a trovare Download the new firmware e dove potremo scaricare l'aggiornamento del firmware, la versione in questo momento 0.8.6. Clicchiamo, il file verrà scaricato e noi troveremo la cartella relativa all'aggiornamento del firmware. Oltre al firmware avremo bisogno di un ulteriore file per sbloccare la EEPROM della scheda Pro One. Questo si chiama Valesoft eProtect Utility e va scaricato direttamente dal sito By Delight e lo troviamo qui in questa sezione Download eProtect Utility. Cliccando qui scaricheremo anche il file in questione. Guardando la nostra scheda Enjoy o Divide, individuiamo quello che viene chiamato Jumper 2 o GP2. Su alcune schede, come vediamo quelle meno recenti, bisognerà scollegare fisicamente il jumper, mentre in quelle più moderne avremo un accesso attraverso dei dip switch manuali esterni. Nel caso nostro della Pro One, eccolo qui, il dip switch in questione è il primo, infatti come scritto nell'etichetta on-off riguardante la disabilitazione o abilitazione dell'SX-DOS, per cui agiremo soltanto su questo dip switch. Muniamoci quindi di un piccolo cacciavite o di un stuzzicadenti. Quindi ricapitolando, quando troveremo delle informazioni relative allo switching del Jumper 2, noi faremo riferimento al dip switch 1 presente sulla nostra scheda. Togliamo la SD card dalla Pro One e colleghiamola al nostro PC o Macintosh. Creiamo al suo interno una directory o cartella, chiamiamola firmware, e copiamoci dentro i file dvmmc e protector.tap che troviamo qui all'interno dell'ultima cartella che abbiamo scaricato e che poi verrà visualizzato all'interno del nostro SX-DOS con il nome divmmc-1. Quindi facciamo attenzione perché il file dvmmc e protector.tap verrà visualizzato con questo nome. Dal firmware scaricato in precedenza, quindi dalla cartella SX-DOS 086, preleviamo il file esxmmc.tap che fa riferimento alla Pro One e copiamo anch'esso nella cartella firmware che abbiamo creato sulla card SD. Togliamo ora la SD card dal PC e rimettiamola all'interno della Pro One. Dovremo ora sproteggere la EEPROM della Pro One. Per fare questo, ricolleghiamo la Pro One allo Spectrum, accendiamo lo Spectrum ed accediamo al DOS attraverso il pulsante NMI, quello blu. Navighiamo nella cartella firmware e carichiamo il file dvmm1.tap e premiamo Enter. Ora, con uno stuzzicadenti o un cacciavite piccolo, spostiamo il Jumper 1 nella posizione off, quindi in alto, per disabilitare la protezione della EEPROM. Una volta spostato il jumper premiamo E. In questo momento la EEPROM è pronta per essere scritta. Riportiamo il jumper in posizione 1, quindi su ON, resettiamo la Pro One cliccando sul pulsante rosso questa volta e procediamo all'aggiornamento del firmware. Torniamo nella modalità DOS premendo il pulsante blu NMI
e sempre nella cartella firmware carichiamo questa volta il file esxmmc.tap. Premiamo Enter ed attendiamo che il firmware venga caricato nella RAM. Rimettiamo ora il jumper 1 in posizione off, quindi riportiamolo su, premiamo un tasto qualsiasi e l'aggiornamento della EEPROM avrà inizio. Ci vorrà circa un minuto fino a quando il loader si ferma e torna nel basic dello Spectrum. Una volta terminato, rimettiamo il jumper 1 nella posizione on, quindi sotto. Ora spegniamo completamente lo Spectrum perché dovremo aggiornare anche il sistema operativo. Nella cartella che abbiamo scaricato relativa al firmware SXDOS troviamo anche dei file e delle cartelle chiamate appunto bin e sys, che sono anche presenti sulla SD card. Soltanto in questo momento dovremo togliere la SD card dalla Pro One, reinserirla nel PC e copiare al suo interno le cartelle bin e sys che troviamo nell'aggiornamento del firmware che abbiamo scaricato all'inizio. Soltanto in questo momento va fatta questa operazione. Sostituiamo quindi le cartelle bin e sys presenti sulla SD card con queste appena scaricate. Rimettiamo la SD card all'interno della Pro One, ricolleghiamola allo Spectrum e riaccendiamolo. Entriamo ora nel DOS premendo sempre il pulsante blu e carichiamo nuovamente il file divmmc1tap che si trova nella cartella firmware, perché ora dovremo riproteggere la EEPROM da eventuali scritture. Una volta caricato il file, riportiamo il jumper 1 in posizione off. Questa volta premiamo però il pulsante D per disabilitare la scrittura della EEPROM. Riportiamo il jumper 1 nella posizione on, resettiamo la Pro One attraverso il pulsante rosso. Se siamo stati attenti a non saltare alcun passaggio, dovremmo avere un aggiornamento perfettamente riuscito del firmware e del sistema della nostra scheda Pro One. Qualora invece avessimo commesso qualche errore o saltato un passaggio rovinando la EEPROM, saremmo costretti a rispedire la Pro One a By Delight per la sostituzione fisica del componente al costo di 5 euro. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, non dimenticate di iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati in tempo reale sulle novità audio, recording e sullo ZX Spectrum. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Ho anche aperto un account Patreon per poter raccogliere fondi per la realizzazione di questi video gratuiti. Trovate il link in fondo. Ciao, a presto!